Ciao a tutti ragazzi, buona domenica, scusate il ritardo ma oggi me la sono veramente presa con calma, con comodo, quindi oggi video pomeridiano, anche perché dei grossi aggiornamenti non ce n'erano, però due chiacchiere le volevo fare anche oggi. Vorrei partire ovviamente da lato mondiali, dato che comunque diversi giocatori della Juventus se ne sono già tornati a casa, Vlahovic e Kostic ai gironi, addirittura gli unici due degli 11 bianconeri presenti in Qatar ad andarsene a casa prima della fase eliminazione diretta. E ieri invece è toccato anche a Weston McKennie, che ha perso dall'Olanda e quindi torna a casa. Mi sono guardato già tutte e due le partite dell'eliminazione, quindi mi sono guardato anche l'Argentina, dove comunque Di Maria e Paredes non sono partiti dall'inizio ma sono passati successivamente ai quarti di finale di Qatar 2022, e oggi pomeriggio almeno un altro bianconero verrà a casa, perché o Rabiot nella Francia o Szczęsny e Milik nella Polonia verranno eliminati, e sono molto curioso di vedere tra l'altro questa partita, perché secondo me sarà molto bella. Credo che verosimilmente verranno eliminati Szczęsny e Milik, perché la Polonia comunque non mi ha convinto per niente contro l'Argentina. Vediamo un attimo cosa succede, è ovvio che ho una preferenza lato Polonia, quindi sosterrò più la Polonia rispetto alla Francia, che storicamente è una squadra che, vabbè, poi per uno che ha iniziato a tifare, ha iniziato a guardare il calcio con il Mondiale 2006, è ovvio che l'eliminazione della Germania e eventualmente quella della Francia non possano che essere notizie positive, dato che proprio l'Italia tra semifinale e finale l'ha affrontato con le due nazionalità. Poi ovviamente ognuno è libero di non essere d'accordo con me. Oggi pomeriggio tiferò più Polonia che Francia, tiferò tra virgolette, però sicuramente avrò una preferenza per quanto riguarda la squadra di Szczęsny e di Milik. Vediamo tra l'altro se Milik partirà titolare, dato che appunto con l'Argentina non ha giocato nemmeno, quindi cerchiamo di capire un attimo quale sarà la strategia del CT della Polonia, che non mi aveva convinto fino in fondo. Non ci sono novità rilevanti, oggi si parla ancora della famosa carta Ronaldo che tornerà fuori, verrà fuori, esiste, non esiste, di questo Ronaldo che vorrebbe 20 milioni di euro, dato che la Juve dovrebbe 20 milioni di euro a Ronaldo. Vediamo anche questo se sarà vero, se sarà falso. Io, fino a che non usciranno delle conferme da questo punto di vista delle ufficialità, rimango tranquillo e preoccupato, nel senso che queste sono davvero le cose che potrebbero inguaiare la Juventus anche dal punto di vista sportivo, non solo quello penale per quanto riguarda i dirigenti della Juventus, che hanno salutato appunto il CDA e quindi non fanno più parte di Juventus, i vari Agnelli, Nedved, arriva bene. È rimasto Cherubini, e Cherubini è uno di quelli che comunque all'interno delle intercettazioni è stato un po' più presente. Infatti io proprio da Cherubini oggi vorrei articolare un ragionamento, perché come dicevamo anche nei giorni scorsi, a livello di intercettazioni, di cose confermate pesanti, non c'è fuori niente. È inutile che le persone continuino a dire «eh no, nelle intercettazioni c'è qualcosa di pesante», no, perché sennò sarebbe sicuramente già andato agli atti in maniera importante, ci sarebbero già, inizierebbero già a esserci veramente delle ipotesi di condanna. Ma fino ad oggi dalle intercettazioni è emersa soltanto una cosa, che secondo me è il punto focale del ragionamento di questo video, del discorso di questo video, è anche una sorta di conferma di alcune cose che ci dicevamo da anni, e cioè dentro la Juventus si lavorava male e lo sapevano i dirigenti stessi, lo sapevano il presidente stesso, lo sapevano gli addetti ai lavori stessi. E quando si è deciso di andare sull'addio di Fabio Paratici, cosa che tra l'altro mi sembrava abbastanza evidente ai tempi per un discorso legato e relativo ad Allegri, oggi lo leggo con un altro occhio, e cioè non si è salutato Paratici perché doveva tornare Allegri e tra i due c'era una sorta di frizione, o almeno magari non solo. Si è salutato Paratici perché il metodo, il modo con cui Paratici aveva iniziato a mettere mano nel formare la Juventus e nel gestire il mercato della Juventus era diventato insostenibile per la Juventus stessa. E tante volte, quando parlavamo di alcuni giocatori che avevano una valutazione troppo elevata, arrivavano alla Juventus con una valutazione troppo elevata rispetto al valore di mercato, io mi ricordo di aver detto tante volte ma secondo me un determinato giocatore X lo stiamo pagando troppo per quello che è il suo valore. Poi il valore lo fa sempre il mercato, però probabilmente si poteva fare un pochino di meglio, si poteva cercare una trattativa cercando di abbassare un pochino la parte fissa di quello che è il riconoscimento del cartellino.
tante volte mi sentivo dire, eh no, non è vero, va bene così, va bene colà, stipendi un po' troppo alti, rinnovi che facevano tintinnare, tante volte ci siamo ritrovati a commentare e dire d'accordo ma, tante volte ci siamo trovati a dire queste cose qui, e quindi probabilmente non era una follia mia o di tanti che hanno pensato queste cose, ma appunto erano valutazioni condivise anche all'interno della stessa Juventus. E queste intercettazioni, più che qualcosa di clamoroso a livello penale o qualcosa di clamoroso per un eventuale processo, il processo che ci sarà, queste intercettazioni della Juventus ti fanno veramente capire che anche dentro la Juventus ci sono più correnti di pensiero, c'erano più correnti di pensiero, e che il target che ormai aveva preso la Juve non era più sostenibile, non si considerava più sostenibile. Questa per me è una cosa positiva. Questa per me è una cosa positiva, perché all'interno delle tante divisioni del tifo, le spaccature di pensieri, di ideologie che ci sono all'interno dei tifosi della Juventus, stiamo andando in una direzione abbastanza inedita, stiamo andando in una direzione nuova per la Juventus, senza più alcune figure che ovviamente in 12 anni che hanno ricoperto alcuni ruoli alla Juventus, come appunto il presidente Andrea Agnelli, iniziavano a puzzare un po' di naftalina, perché comunque 12 anni è un ciclo decisamente lungo, e perché la figura di Andrea Agnelli iniziava a essere abbastanza divisiva all'interno del tifo juventino, no? Quindi io ribadisco, lato sportivo credo che ci sia da ringraziare Agnelli, perché per quello che si è creato da dove eravamo si è fatto qualcosa di incredibile. Qualcuno mi ha detto è un po' troppo presto per ringraziare, aspetta un attimo per vedere quello che uscirà, ed effettivamente è così, perché comunque magari usciranno cose che mi faranno rivalutare un po' tutto l'operato di Agnelli, che secondo me in questo momento ha bilancio positivo, perché da dove siamo partiti a quello che siamo diventati secondo me è tanta roba, e nel mezzo, negli ultimi 3-4 anni, iniziavano a esserci alcune cose che non ci andavano giù, e dico non ci andavano nel senso noi tifosi o gran parte della tifoseria. E io ricordo che quando avevo fatto quei due video intitolati Tutti gli errori della dirigenza, in cui riepilogavo per punti diverse cose che proprio non mi andavano giù, una buona parte di community era d'accordo con me, ma c'era anche una parte di community che mi diceva: ma come ti permette di dire certe cose? La Juve in realtà ha sempre lavorato, guarda che cosa abbiamo fatto. Io non ho mai tolto meriti alla Juventus per essere arrivata dove è arrivata. Però da un certo punto in poi, e cioè dall'addio di Marotta, se volete approfondire il discorso ci sono i video, alcune cose iniziavano a puzzarmi, alcune cose iniziavano a lasciarmi perplesso, alcuni movimenti di mercato, alcuni ragionamenti su valutazioni che venivano fatte su alcuni tesserati mi lasciavano lì per lì un po' perplesso. E sono contento, io sono contento invece di sentire Storari o Cherubini che continuano a dire certe cose, mi fanno venire il vomito. Io ricordo il video in cui parlo di Rovella, vi dico: oh, ragazzi, sì, vabbè, abbiamo preso Rovella, che tra l'altro io avrei tenuto all'interno della rosa della Juve in questa sessione di mercato senza andare a prendere Paredes, che è un'altra operazione che mi ha fatto un po' storcere il naso. Ma all'epoca, quando acquistiamo Rovella, ricordo che vi dissi: l'ennesima plusvalenza importante, magari un giorno questa cosa si ritorcerà contro la Juve, e non dal punto di vista penale o sportivo, di illecito sportivo, perché ribadisco, il processo è culminato con l'assoluzione, no? della Juventus, poi vedremo se si riaprirà, se ci sarà un altro progetto, se cambierà. Però proprio dal punto di vista economico, infatti, le plusvalenze hanno ingolfato il motore della Juventus. Erano diventate un qualcosa di necessario che ha mandato in cortocircuito il modo di ragionare della Juve. E infatti da un paio d'anni a questa parte non si ragiona più su queste cose. Anche quest'estate, nell'ultima estate, nell'ultime due, continuiamo a dirvi: ricordate quando negli anni scorsi si diceva entro il 30 giugno bisogna fare tot milioni di plusvalenza? E si è sempre detto per tutte le squadre questa cosa, perché adesso sembra che la Juventus sia stata l'unica squadra in Serie A che ha fatto delle plusvalenze. E tra l'altro sembra che la plusvalenza sia una cosa che non si possa fare, ma la plusvalenza fa parte della legalità del calcio fino ad oggi. Ribadisco, concentriamoci sul discorso stipendi se vogliamo ragionare su eventuali penalizzazioni sportive per la Juve.
sul quale oggi comunque non abbiamo conferme di illeciti, perché a volte mi fa ridere che la gente mi dice no, Chiellini ha confermato su WhatsApp che la Juventus ha fatto la manovra stipendi. La manovra stipendi è stata confermata dalla Juventus con un comunicato ufficiale all'epoca, ma non significa che la Juventus abbia fatto qualcosa di illecito e non significa che la Juventus sia innocente. Questo verrà valutato eventualmente in un processo da un tribunale, non dal tribunale del web. Però la plusvalenza di per sé non è una cosa illegale, e ricordo che si diceva entro il 30 giugno bisogna fare 8 milioni di plusvalenza per il bilancio del 30 giugno, per alleggerire il bilancio, per fare in modo che, fortunatamente, queste cose non si fanno più, perché erano diventate veramente insostenibili per la Juventus, diventavano essenziali da fare anno dopo anno. E infatti le ultime due campagne acquisti, anzi le ultime tre campagne acquisti, quindi partendo da Locatelli e Moise Kean e Caio Jorge per il ritorno di Allegri, passando a Vlahovic e Zaccaria, finendo con il mercato di quest'estate, il primo mercato di Allegri è stato a risparmio risparmissimo, col saluto a Ronaldo, dove anche lì c'è stato un risparmio risparmissimo dal punto di vista degli ingaggi, perché ti sei alleggerito di tantissimo, quasi 60 milioni di euro lordi sul bilancio, e Locatelli, Kean e Caio Jorge non si avvicinano nemmeno a quel valore in cui salutava Cristiano Ronaldo. A gennaio hai preso Vlahovic e Zaccaria, sì, ma hai salutato Kulusevski, Bentancur e Ramsey, quindi hai comunque alleggerito dal punto di vista degli ingaggi e hai alleggerito anche dal punto di vista dell'esborso economico nei confronti di Vlahovic, perché appunto hai ammortizzato con altre entrate. E quest'estate hai fatto un mercato a costo zero con soltanto la cessione di De Ligt. Quindi gli ultimi tre bilanci di calciomercato sono quasi positivi, tra virgolette. Cioè sono tutti mercati o a costo zero o con dei pagherò, quindi dei prestiti in cui verranno poi rateizzate tutte le eventuali uscite della Juventus, o comunque dei tagli netti agli ingaggi in cui si vanno a cercare determinati profili. Quindi se devo fare l'esborso come Locatelli, come Kean, come Vlahovic, lo faccio perché sono comunque giocatori che hanno un'età media ancora bassa. Se devo prendere determinato giocatore tal dei tali, come Pogba, come Di Maria, come Paredes, deve essere una formula intelligente. Quindi Pogba e Di Maria parametro zero, gli pago l'ingaggio con decreto crescita, quindi con un taglio dell'ingaggio. Paredes lo prendo in prestito e poi valuto se riscattarlo con un obbligo magari legato alla Champions. Poi dal punto di vista sportivo quest'anno è andato male, quindi in questo momento abbiamo il diritto di riscatto di Paredes, che io personalmente non eserciterei, perché andare a spendere quasi 25 milioni di euro per riscattare un Paredes che fino adesso in bianco nero è stato poca roba, e anche con l'Argentina ha perso il posto da titolare, giocatore che fino adesso non mi ha assolutamente convinto, dal quale mi aspettavo decisamente di più, e ripeto, operazione che non avrei fatto perché avrei tenuto Rovella, che invece in quelle poche apparizioni mi aveva dimostrato di volersi giocare le sue carte lato Juve. Beh, capiamo, stiamo veramente capendo che la Juventus non può più continuare come ha fatto, non può più andare avanti nel modo di ragionare che ha sempre avuto, e probabilmente anche all'interno della Juventus determinate figure sono destinate a salutare. Vedremo anche Massimiliano Allegri, che da sempre è una figura che divide la tifoseria, quindi magari rimarrà, che ne so, non ho idea di quello che accadrà da qui a giugno immagino che rimarrà, poi a giugno chissà, rimane o non rimane, la Juventus cambia presidente ancora, cambia progetto sportivo, Elkan vende, non lo sappiamo, però sicuramente anche Allegri dovrà iniziare magari a cambiare questa prospettiva del Paredes sopra Rovella, per dire. Anche perché stiamo vedendo che i vari Miretti, Fagioli, Ealing, nei momenti chiave hanno dato una bella mano, anche più rispetto a quelli che avevano la nomea e il nome importante. Quindi la Juventus deve per forza di cose distaccarsi da quello che è stato il passato, distaccarsi da quella che è stata la gestione Paratici, distaccarsi da quelli che sono stati i pensieri magari che l'hanno portata anche in determinati momenti ad alzare l'asticella. Non funziona più, e soprattutto non si può più fare il mercato come si è fatto dalla cessione di Pogba in poi, e quindi questo costa 50, questo costa 60, questo costa 70, tieni, eccoli, tanto poi facciamo l'aumento di capitale, tanto poi facciamo la plusvalenza, tanto poi facciamo, no, non si può più fare. E da 2-3 anni stiamo iniziando a capire questa cosa qui, stiamo iniziando a vedere che non solo il Covid ci ha danneggiati, anche il Covid, ma non solo il Covid. Altra strada: conti a posto, squadra sostenibile, questo modello probabilmente non ti farà vincere in Europa, è dal 96 che non vinciamo in Europa,
dal 96. Però la Juventus, seguendo il modello sostenibile, quindi da quando Andrea Agnelli ha preso in mano la Juventus insieme a Paratici e Marotta, che è stato un po' il grande cambiamento dall'anno in cui è stata data la panchina a Conte, i tre anni di Conte, l'anno di Allegri, acquisti mirati, contenuti, conti a posto e squadra comunque al primo posto insieme al bilancio, la Juventus era riuscita a creare, parametri zero, acquisti, gestione, una squadra d'oro, che secondo me fino adesso quella di Berlino è ancora la rosa migliore della Juventus nel corso di tutti questi anni da quando è tornato Agnelli, e si è arrivati in finale di Champions. Poi si poteva vincere, si poteva perdere, però fino a quel momento lì tu avevi creato la squadra. Poi l'altro giorno avevo detto un po' la stessa cosa in un post su Twitter, su Instagram, forse anche qua su YouTube, e qualcuno mi ha detto sì, però io mi ricordo che in quegli anni si diceva manca il top player, manca il giocatore in più per fare il salto di qualità decisivo, ed è vero, perché era una roba che si diceva, però oggi non è più un, passatemi il termine, un monopolio Ronaldo Messi. Cioè una volta in quegli anni lì si diceva perché un anno la Champions la vinceva Ronaldo, un anno la Champions la vinceva Messi. Adesso le nuove stelle sono tante. C'è Mbappé, c'è Haaland, c'è Neymar che si sta prendendo un po' gli ultimi anni. Ci sono diversi giocatori oggi importanti. Lo stesso Nuno Alvarez del City potrebbe essere considerata una stella dopo questo mondiale in cui appunto è anche capocannoniere. Ronaldo Messi ormai finiscono. Cioè dopo questo mondiale Ronaldo Messi, bene o male, avranno finito. E inizia il discorso di quelli nuovi. Non c'è più il top player, quello lì che ce ne sono tanti, quindi non c'è più questo ragionamento. Poi magari da adesso in poi, che ne so, la Champions la vincerà un anno Mbappé, un anno Haaland, e quindi andrà a ricrearsi questa dualità. Non credo, però ne dubito. Non so nemmeno se saranno appunto City e PSG, che sono comunque due squadre che tutti gli anni partono per vincere la Champions, quelle che andranno effettivamente a vincere la Champions, perché comunque ad oggi la storia parla chiaro, la Champions ancora non l'hanno mai vinta, nonostante i tanti investimenti. E quindi prima di ricominciare a pensare a quelle robe lì, io vi dico, da qui ai prossimi 3-4 anni mi aspetto questo, che la Juventus si faccia il suo progettino sportivo con un allenatore che considera idoneo, quello che è, ma ragionando sul gestire il bilancio, autosostenersi, autofinanziarsi anche a costo di cedere il giocatore che a malincuore lo dai via, come è stato quest'estate De Ligt. Apri chiudo parentesi, anche quest'estate per me De Ligt era stato pagato poco dal Bayern Monaco, è un'altra di quelle cose che mi fanno storcere il naso. Magari uscirà intercettazioni in cui diranno no, è stato fatto pagare poco, non lo so, potrebbe anche succedere a questo punto, non ne ho idea. Ma concentrarsi nel ripristinare un po' il nostro orticello, ok, in cui dentro la Juventus non ci sia questa lotta di uno che fa una cosa e l'altro dirigente che dice guarda quel coglione che cosa ha fatto, perché di questo stiamo parlando. Le intercettazioni ci stanno dipingendo questo quadro, con una Juventus in lotta all'interno della Juventus, un po' come c'è la lotta nei commenti, nei video, una lotta nei commenti su Twitter in cui uno dice una cosa, uno dice quell'altra. Questa cosa veniva dentro la Juventus. Cioè Cherubini che dice Paratici fa 300 milioni di plusvalenza, mi viene il vomito a pensarci. È esattamente il meccanismo che si innesca all'interno dei video in cui uno dice per me la plusvalenza ha rotto le palle e quell'altro che dice no, per me la plusvalenza ha senso. È la stessa cosa. Ma un conto è se lo facciamo all'interno di un video in cui ognuno può esprimere la propria opinione, un conto è se dentro la Juventus ci sono diverse correnti, filosofie di pensiero, e un dirigente dice all'altro dirigente mi viene il vomito a vedere come lavori te. Questo viene messo da parte. Fortunatamente la Juventus all'interno del bilancio ha preparato questo piano fino al 2025 in cui proprio vuole fare questo, mira a fare questo, una squadra autosostenibile. Quindi lasciamo da parte la Champions, lasciamo da parte, anche perché adesso c'è il Financial Fair Play che la UEFA ha aperto questa, vediamo, magari non ci partecipiamo neanche più alla Champions per un po', non ne ho idea. Però iniziamo a concentrarci sul tornare competitivi all'interno dei confini italiani con una squadra autosostenibile con i conti a posto. Modello Milan, modello Napoli, più modello Milan che modello Napoli, perché il Milan comunque ha già vinto all'interno di questo mini ciclo che ha aperto. Vediamo se il Napoli riuscirà a vincere quest'anno
o se riusciremo magari già a mettergli i bastoni tra le ruote, però in futuro questo è il modello da seguire, perché poi se no si rischia, non tanto a livello di penalizzazioni, retrocessioni, poi magari vedremo se verranno fuori, ad oggi ancora non c'è niente di ufficiale, ma si rischia perché la Juventus non può più gestirsi in questo modo in tutti questi anni in cui poi si è arrivati a una situazione francamente insostenibile, ammessa dagli stessi dirigenti, anche quando davanti ai microfoni ovviamente dovevano andare a difendere la linea guida societaria, però internamente c'era questo chiacchiericcio di persone che non erano completamente d'accordo.